Amici e amiche carissime, benvenuti a questo nuovo ciclo di catechesi, frutto di diversi momenti di riflessione, di, di preghiera, di ponderazione e anche di cose che ho sentito abbastanza chiaramente nel cuore che lo hanno reso eh, necessario. Questo ciclo di catechesi ha un titolo eh, anche questo come dire, voluto e non, e non casuale, si intitola Dal non senso alla vita di cielo. Un itinerario di conversione, guarigione e santificazione. E tra l'altro avrà come cover, poi sia nei podcast, sia nelle condivisioni, spero anche sui canali YouTube, avrà la stessa cover, anche se questo diverso titolo, di una mia antica, un mio, mio antico ciclo di catechesi che per molti credo che sia stato importante che si chiamava chi sono io per poter amare la scoperta di se stessi. Di cui questo ciclo di catechesi vuole essere al tempo stesso un aggiornamento per certi aspetti, un ampliamento per altri aspetti e un perfezionamento per altri aspetti ancora. Ci sono queste tre coordinate e aggiornamento, ampliamento e perfezionamento. Aggiornamento perché? Perché è necessario aggiornarsi, è necessario aggiornarsi e aggiornare perché non soltanto si cresce, ma cresce anche l'esperienza di vita e cresce anche la conoscenza, conoscenza che determina anche un ampliamento di orizzonti rispetto a quelli limitati. Che ci stanno tra i 40 e i 50 anni <ride> e soprattutto una grande esperienza, io ho detto in altre circostanze, che il Signore mi ha chiamato a fare il parroco e quindi a stare a contatto con tante persone, ma per alcuni suoi disegni un po' del tutto peculiari, mi ha messo in condizione di incontrare tantissime persone quindi di avere anche una sorta di per scherzo la chiamo, qualcuno gradisce questo termine ma non saprei come definirla di parrocchia spirituale quindi che mi ha portato poi nel corso degli anni a conoscere realtà persone, situazioni insomma anche eh, girando un po' sia per, per, per qualche incontro sia anche per motivazioni diciamo così legate a viaggi di, di natura personale e, e quindi questo certamente comporta l'acquisizione di un bagaglio non indifferente che ha bisogno di essere reinvestito quindi aggiornamento ampliamento perché ci sono delle conoscenze quindi sia esistenziali che anche mh, come dire più teoriche vogliamo chiamarle così ecco quindi delle, delle, de, delle informazioni e delle, e delle conoscenze che dieci anni fa io non avevo e quelle che avevo in parte si sono arricchite, rettificate in alcune circostanze, perfezionate l'aggiornamento è anche dovuto, come dire, come dire al, a mh, una, come dire, un, un cambio di prospettiva, diciamo così, che ha caratterizzato la mia persona, che è una mh, conseguenza per chi mi conosce lo sa, ecco, del, soprattutto del mio incontro eh, con il dono della divina volontà, che appunto mh, non toglie la sostanza del bene, ma trasforma, si spera, un po' meglio, in meglio, cioè io non è che sono trasformato, sono appena <ride> ai primi passi, però anche quello che di buono c'era, quindi quello che di buono si spera, speriamo che magari ci fosse, viene trasformato in meglio, soprattutto viene porto meglio, perché eh, cessano quelle manifestazioni, quelle proprietà della volontà umana e quei, quei tratti, quei modi, che sono modi di volontà umana, eh, anche se mossi dal, dal bene, che a volte possono disturbare anche la, la recezione di certi contenuti. Io, rivedendomi, riascoltandomi, lo percepisco io, insomma, molto bene questa, questa cosa. Infine, appunto, il perfezionamento perché mh, adesso, questa è una puntata introduttoria: eh, il percorso è sempre simile. Ecco però, il percorso di chi sono io per poter amare si fermava a un certo punto, d'accordo? non avendo io allora la possibilità di poter andare oltre, insomma. No? <ride> ecco, adesso c'è qualcosa in più e c'è qualcosa in più che influisce sia sul cammino di guarigione sia sul cammino di santificazione. Il sottotitolo di questa serie di, di, di catechesi è Un itinerario di conversione, che è la cosa primaria e la cosa più importante. Dopo la conversione viene la guarigione, altra dimensione fondamentale. Dopo la guarigione viene la santificazione, ma la santificazione fino a che punto, fino a che grado? fino a che tasso di santità la guarigione fino a che punto è possibile per noi disattivare le sorgenti di male e, e veramente non soltanto distruggere il male che c'è stato nel nostro passato non i fatti i fatti non si possono distruggere ma il male prodotto dai fatti sì lo vedremo <ride> fino a che punto Ecco, io posso dire che adesso conosco dei punti che allora non conoscevo. Ecco, allora, siccome ho visto che anche più di qualcuno si preoccupa che non trova più online <ride> il materiale su chi sono io per poter amare, il materiale su chi sono io per poter amare è questo, d'accordo? Quindi vedrete che chi conosce quel ciclo di catechesi vedrà che alcuni passaggi appunto saranno aggiornati. Aggiornati vuol dire che saranno ripresi e riposti, ma alcuni concetti sono quelli. Allora, veniamo adesso un attimo prima che eh, oltre che sottotitoli al titolo dal non senso alla vita di cielo. Abbiamo io ho scelto, diciamo, come canto che non si sente poi nelle, nei podcast e nel video per non appesantire, ma di introduzione alla diretta, ecco, sui social con cui eh, da, da cui diciamo così queste catechesi poi vengono prodotte e poi vengono messe in circolazione. Il canto il figlio al prodigo, poi ce ne sarà un altro se, se, se Dio vuole più avanti. Perché? Eh perché il figlio al prodigo è proprio eh, l'immagine di colui che ha conosciuto il non senso della vita. Il non senso. il non senso toccando addirittura nel non senso, il baratro della disperazione. Questo purtroppo è il punto di partenza di non pochi fratelli e sorelle che per qualche motivo eh, hanno percorso la strada del figlio il prodigo. Quindi un bel giorno hanno detto, da oggi in poi io faccio quello che voglio. La vita è mia e me la gestisco io. Mi apro a tutto quello che la vita mi mette davanti. Esploro tutte le esperienze possibili e immaginabili. Eh, non avrò alcun limite se sono una brava persona, non avrò alcun limite se non quello di non andare a disturbare il prossimo e ledere gli altri diritti. Se invece non sono neanche una brava persona, non mi importa nulla neanche di questo, quindi calpesterò anche i diritti, andrò a disturbare anche il prossimo, insomma, eccetera. No? quindi ehm, c'è un itinerario che già fa il figlio del prodigo perché il figlio del prodigo, è, come dire plana verso il basso, eh, conduce una vita di progressiva decadenza e arriva a un punto, arriva a un punto, un punto dove gli si apre un'alternativa, una biforcazione o la disperazione, quindi che è una strada senza uscita o la conversione. La conversione, che come dice l'etimo ebraico, conversione, teshuva, è un percorso di ritorno. Si tratta fondamentalmente di un tornare a casa. La conversione è fondamentalmente un tornare a casa. Un riscoprire, ricordate alla... Le ultime puntate di Chi sono io per poter amare? Dopo l'itinerario di, di guarigione e di liberazione dal male, c'era un punto fondamentale, no? Un passaggio fondamentale: la scoperta del senso della vita, il senso della vita, cosa campo a fare? Questo è il nostro primo punto di partenza. Cioè, chiunque ascol vuole ascoltare, cioè, allora, questo è un, è un itinerario catechetico, no? Io devo anche pubblicamente rendere omaggio e rendere grazie a un mio caro amico sacerdote, e veramente sono tanti i miei amici sacerdoti, che sono stati dei doni di Dio per me. Ce ne sono un paio, li vorrei nominare tutti e due, anche se sia diverso titolo, che sicuramente a titolo differente hanno contribuito anche alla nascita di queste catechesi. Uno che lo dovrò anche citare in qualche, in qualche passaggio perché sulla eh, come dire, tematica della, della guarigione ha scritto delle pagine stupende che è Don Fabio Rosini quando mi capiterà di eh, prendere qualcosa perché la prenderò perché farà bene a tutti lo citerò dirò anche la fonte e l'altro mio caro amico molti sanno chi sia insomma, che è, che è Don Pierpaolo Maria Cilla insomma, con cui eh, per grazia di Dio abbiamo condiviso una larga parte insomma del, del cammino di amicizia sacerdotale insieme è un grande dono del cielo quando si ha una buona amicizia con un santo sacerdote quale lui ve lo assicuro io insomma anche se lui dice di no <ride> eh, si ha un'esperienza un bellissima perché si ha un arricchimento si ha un confronto eh, si ha un bellissimo dialogo dove, dove si può crescere, maturare, mh, appunto dove ci si può serenamente confrontare, d'accordo? Quindi eh, sentire un altro punto di vista, vedere un altro approccio, vedere anche semplicemente una persona eh, diversa, eh, e con un temperamento diverso, quindi anche un'altra un forma di, di, di approccio, di, di, di affrontamento dei, dei problemi. Questa è una cosa arricchente. Eh, perché mh, la bellezza del creato appunto è la, è la pluriformità noi non siamo tutti uguali però abbiamo eh, come dire da da completarci vicendevolmente da, da, da arricchirci gli uni con gli altri perché il talento di uno arricchisce l'altro e viceversa il talento dell'altro arricchisce l'uno quindi su questo proprio <ride> Ecco, torniamo. Come sto messo oggi? Quindi, oggi, la mia vita, che senso ha? Cioè, da un punto di vista storico, lo, lo cito appunto come contingenza storica, perché insomma, <ride> se questo ciclo di catechesi resterà qualche anno come il precedente, come il precedente online, magari quasi una decina d'anni come stava il precedente... Eh, sarà interessante di andarlo ad ascoltare tra, tra dieci anni e vedere se, mi, se, se, se salto dalla sedia no? eh, questo ciclo di catechesi capita in un contesto storico che certamente sarà ricordato no? quale quello eh, della pandemia in atto, tuttora in atto cioè qualche cosa che eh, oggi è il 15 gennaio credo, sì, del 2021 penso che un anno fa Nessuno di noi neanche lontanamente immaginava quello che sarebbe potuto succedere, no? quello che avrebbe prodotto e quello in cui siamo ancora, sappiamo, eh, ancora in qualche modo dentro invischiati e non sappiamo allo stato attuale quando finirà. Cioè io posso assicurare, insomma, perché per quanto mi riguarda non c'è dubbio che finirà, perché le cose non sono eterne, no? Però anche tutte le reazioni che noi abbiamo vissuto attraverso questo momento, no? un momento di prova, ma la prova, la prova fa uscire fuori, sotto certi punti di vista, quello che c'è nel nostro cuore. Allora si pensi, no? E... Le reazioni perché, che provoca dentro di noi... Una situazione di questo genere. Qualunque cosa sia successa: pa paure, panico, senso di angoscia, disperazione. E, come dire, senso di abbandono da parte di Dio: cioè, non lo so. Adesso sto, sto dicendo tutte le quelle, quelle, quelle negative, no? Oppure, capacità di vedere anche qui la volontà di Dio, capacità di cogliere anche qui la sua mano misericordiosa. Che è nascosta anche dietro questi eventi dolorosi, la capacità di conservare la pace, la capacità di conservare la fiducia, la gioia, la speranza, cioè il vivere tante cose antipatiche, chiamiamole così, che c'è capitato di vivere, come le restrizioni, lo stare chiusi dentro casa, non poter uscire dalla da città dal paese non poter fare le vacanze che ne so tutto quello che vogliamo no semplicemente come una cosa che ti opprime e quindi come una compressione dei pur sacrosanti legittimi diritti costituzionali che tutti abbiamo oppure anche qui può essere stata un'occasione per ritrovare noi stessi cioè come saranno stati tanti silenzi imposti no che è successo in tutti questi silenzi imposti dalle quarantene eh, dal fatto che si trovano positivo non puoi uscire di casa fino a quando non diventi negativo a, a tutte queste cose qui? Io sono cose che ho, che ho sentito perché insomma, poi da, da, da parroco eh, ho, ho avuto insomma anche tante eh, tante situazioni, insomma, anche da, da queste parti, perché non, non c'è luogo insomma che è andato come, come zona franca? No? allora questo è un momento importante. Che senso ha tutto questo? Che senso ha? Ha un senso tutto questo? Ecco, cioè la domanda del senso, è assolutamente, cioè eh, noi non possiamo vivere senza dare un senso alla nostra vita e anche il rifiuto di cercare un senso, come qualcuno fa. Un senso non c'è, quindi questo è lo stile di vita, diciamo così, edonistico, no? epicureo. Oggi si chiama nichilistico, d'accordo? Portata avanti da pensatori a livello filosofico e anche da personaggi pubblici a livello non filosofico, no? specialmente da vari, da vari settori. Mangia e bevi, cerca di godertela prendi di tutti quanti i piaceri della vita perché domani muori non c'è niente né prima né durante né dopo questo alcuni pensatori eh, l'hanno proprio teorizzato d'accordo questo qui no? Quindi è, è l'esistenzialismo laico preferisco non fare, eh, non fare troppi, troppi nomi insomma tanto chi li conosce ha capito e chi non li conosce è meglio che non sappia <ride> così <ride> evita di fare peccati di, di... Di, di pensiero, tanto qui non stiamo, non è questo lo scopo, insomma, di fare sfoggi inutili, insomma, di, di, di conoscenze. Il senso, allora per vivere questo itinerario catechetico, stavo dicendo, eh, questo non è una conferenza, non è come dire, non è neanche un ciclo di catechesi, come dire dottrinale, d'accordo? Quindi io imparo e che ne so, sulla Santissima Trinità che è bellissimo per carità, no, questo è, proprio, questo è proprio catechesi catechesi, nel senso che ha come scopo il provocare, l'innescare un percorso, un cammino, un itinerario di conversione, si chiama di guarigione e di santificazione. E se io ho già superato il momento della conversione, benissimo, vediamo come sto messo con la guarigione. Sono già guarito da tutte le ferite? Benissimo, vediamo come sto messo con la santificazione. Ascolto queste sollecitazioni in un momento difficile, in un momento di disperazione. Io avverto, ho avvertito da più fonti, insomma, anche attraverso i contatti che ho, le persone che in qualche modo arrivano a me, e mi, mi contattano. Ho no? addirittura dei casi di, eh, come dire, eh, mi sento disperato. Io a volte sono ancora un po'. Mh, dico, figlio mio, figlia mia, attenzione, attenzione all'uso delle parole, ti prego. Insomma, no? Cioè, i figli di Dio, noi non siamo mai disperati. Cioè, la parola disperazione è qualcosa che non dovrebbe proprio far parte, non soltanto del nostro vocabolario, ma nemmeno del nostro stato d'animo. Ma non dico questo in termini come dire non voglio dirli in termini moralistici cioè per puntare il dito contro chi sta disperato perché chi sta disperato poverino soffre quindi non è persona contro cui bisogna puntare il dito ma questo stato mostra con certezza che certamente non sta ancora nella pienezza della vita di comunione con Gesù diciamo così San Giovanni Bosco eh, diceva chiarissimamente una bellissima frase, quindi una, una frase meravigliosa ed è questa, la cito proprio testuale perché così eh, è lapidaria, niente ti turbi, sii sempre lieto, è la decodificazione di ciò che San Paolo scrive e che ogni anno la liturgia della Chiesa ci fa riecheggiare. Nella terza domenica d'avvento, rallegratevi nel Signore, attenzione, sempre, ve lo ripeto ancora, rallegratevi e la vostra affabilità sia nota a tutti. La vostra affabilità vuol dire in senso ampio, quindi la vostra cordialità, la vostra solarità, la vostra propositività, quindi il vostro saper portare ovunque... La luce del sole, una parola buona, una parola di conforto, di incoraggiamento, di speranza, sia nota a tutti. È chiaro che tu queste cose le porti e le puoi portare se ce le hai dentro di te, anche se non sei prete, non è che le portano soltanto i preti, che, cioè, tutti quanti possono portare un pochino di, 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 di gioia, di speranza e di pace di dove non c'è, no? Ecco quindi, punto di partenza, il senso, dove sta camminando la mia vita? Ho oggi la consapevolezza di chi sono. Ricordate chi sono: chi sono, chi sei tu, chi sono io, che percezione ho della mia vita e della vita del prossimo. Chi sono? Vedete che la domanda sull'identità di se stessi è fondamentale. Eh? Adesso vedremo nel, 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 nel percorso che noi, molti di noi, oh, alla domanda chi sono. Se potessero rispondere o sapessero meglio ancora rispondere sinceramente, uscirebbe proprio una cosa, tenete subito presente una grande verità, la maggioranza degli esseri umani non si vogliono bene, non hanno una buona percezione di chi sono, né del proprio valore. Soprattutto avanti a Dio, zero. Si odiano. Non si piacciono, si disprezzano, si sottovalutano, si disistimano, si coprono di fango, si coprono di disprezzo. Eccetera, eccetera. E attenzione: c'è la variante la, la variante religiosa di queste cose. C'è chi poi si converte, si porta dietro queste cose e comincia a buttarsi fango addosso, fango distruttivo, pensando che quel fango che si butti addosso sia umiltà. D'accordo? Perché i cristiani devono essere umili. D'accordo? E quindi se io sono umile, io sono il nulla più il peccato e quindi boia giù, butta addosso fango a destra e a sinistra. Questo non ha niente a che fare. Con l'umiltà profonda di cui parlava San Francesco d'Assisi e che è un processo che quando è compiuto, ma altro che ci porta ad avere proprio la percezione di noi stessi, in noi stessi in quanto tali, proprio come del nulla totale. Ma attenzione, in questo non c'è niente di autolesionistico, di depresso, di autodispregiativo, niente. È una liberazione, giungere a sentirsi così, è una cosa bellissima, perché quel nulla è stato toccato e abbracciato dal tutto che lo riempie di sé, perché giungere a questa sana e santa percezione di chi siamo profondamente, perché noi siamo un capolavoro immenso, siamo una cosa bellissima e preziosissima sotto certi punti di vista se la guardiamo in ordine alla sua origine in ordine alla sua più profonda identità adesso lo vedremo e in ordine al suo fine siamo invece cosa di poco conto se consideriamo noi stessi in relazione alla debolezza che fino a quando siamo in questo mondo caratterizza purtroppo in maniera quasi intrinseca quasi perché non sarebbe dovuto essere così, ma purtroppo lo è, la nostra condizione misera terrena. E per cui la nostra volontà umana, che avrà un ruolo particolare in questo nuovo itinerario, eh, perché vedremo che tutti quanti i danni, cioè rileggeremo il percorso comprendendo come tutti i danni, sono venuti da quella che sotto uno slogan si può chiamare volontà umana. Io questo oggi ce l'ho più chiaro di dieci anni fa. A Seconda di come e di dove ha agito, cioè delle, 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 delle fonti, perché poi la volontà umana come categoria si esplica in tutte le volontà umane di tutti quanti gli esseri umani che furono, sono e saranno. Non è un concetto astratto la volontà umana, è un concetto molto concreto. Ok, quindi che percezione io ho oggi di me stesso? Questa è, questa è la prima puntata. Sono le domande. Fondamentali, ce ne siamo già viste, detta qualcuno? No, ho percepito, so, sono capace di dare un senso alla vita. E come sto affrontando o ho affrontato la, la, la pandemia? Che percezione ho di me stesso? Cosa penso di me? Allora, che se uno volesse farsi un bel regalo, cioè proprio qui a fare proprio un bel percorso. Eh, ma non per chi parla capite perché chi parla non fa niente questo è un regalo che uno fa a se stessi dopo che ha sentito queste cose cioè, non è fine che bella catechesi ammesso che sia tale e, e, e poi la vita continua come prima fermati si scrive delle tanto comunque poi sono le registrate uno può fare <ride> torno indietro questo tra, tra, già, già stanotte ci sarà il podcast di questa, di questa puntata no? però Pensaci, mettili metti davanti al Signore nel silenzio della tua stanza, davanti all'Eucaristia, pregaci sopra, d'accordo? Se sei in grado già di farlo, quindi i punti di partenza: altro aspetto fondamentale che ci ha posto, dinanzi a cui ci ha posto proprio davanti la, la pandemia, ed è coinvolto in questo perché nella. Questione del senso, eh, siccome c'è un dato certo e sicuro, gli oli miei cari anche qui ho detto prima, noi sappiamo certamente che la pandemia finirà, non sappiamo quando. Magari sulla pandemia qualcuno potrebbe averci qualche dubbio, si pensa che la pandemia non finisca mai, va bene, facciamo finta che, <ride> che questa cosa possa essere anche verosimile. Che ne sai che finirà? Chi te l'ha detto? Noi lo sappiamo dalle esperienze accumulate nel corso della, della storia, insomma, non è la prima pandemia che c'è stata nel corso della storia, probabilmente non sarà neanche l'ultima, e quindi sono finite tutte quante e finisce pure questa. Comunque, lasciamo perdere: una cosa però non possiamo avere nessun dubbio, che la nostra vita terrena un giorno finirà. Questo non, questo, questo, non ci sono dubbi. Allora, e dopo che succede? questa è un'altra domanda che noi dobbiamo porci seriamente perché questa influisce nell'orizzonte di senso abbiamo già visto nel modo di pensare nichilistico quindi del carpe diem del, del figlio al prodigo quindi del punto di partenza in cui si trovasse per esempio una persona che avesse ancora bisogno di conversione quindi di, di cambiare senso della vita quindi di riscoprire il senso della vita in questa situazione, qual è l'orizzonte mentale? L'orizzonte mentale l'ho già, già accennato. Qui, tra poco, moriamo. E se tra poco moriamo, e qui dobbiamo escogitare e andare ad assaggiare tutte quante le forme di divertimento, di piacere, di cose. Perché io, qualche cosa, che faccio? La devo fare? perché poi sarò morto? <ride> che faccio? mi devo pure sbrigare perché l'orologio scorre, quindi il tempo passa. È tutto qui? Punto interrogativo. È tutto qui non solo da un punto di vista teorico, devo anche verificare se è tutto qui da un punto di vista pratica, pratico. Ci sono alcune piccole spie, cioè io ci credo nella vita eterna, nella vita del mondo che verrà. Uno, secondo, ma me la sono per caso rappresenta... come sarà la vita del mondo che verrà? Come sarà il paradiso? Certo, San Paolo dice, orecchio non vide, occhio non vide, né orecchio di, né mai entrò in cuore d'uomo ciò che Dio ha preparato per coloro che lo amano. Va bene. Ma come me lo immagino il paradiso? Ci credo che esiste il paradiso. Poi... Penso che il paradiso sia la sorte, diciamo così, univoca, nel senso che finita la vita, comunque sia andata la vita terrena, è automatico il passaggio al paradiso. Poi, ci credo che la vita potrebbe fare naufragio. Il figlio del prodigo aveva fatto naufragio, è tornato indietro, d'accordo? Fino a quando ancora era in tempo. Credo io che sia possibile fare un naufragio irreversibile e questo non perché Dio sia contento di questo o non abbia il potere di tirarmi fuori o non voglia tirarmi fuori, ma perché purtroppo il pericolo della volontà umana, purtroppo lasciata a se stessa, è quella di ostinarsi fino al punto di non voler più essere Tirata fuori dai guai, non voler più essere aiutata per nessun motivo. Credo io a questa cosa, senza che mi venga l'angoscia, la paura o la disperazione. Eh? Quindi, una cosa che ho imparato nel corso degli anni, e, e questo, grazie a Dio, mi consola il fatto che ha caratterizzato anche l'evoluzione, diciamo così, spirituale, anche di figure. Che io è meglio che non nomino, perché si tratta insomma di gente che è vissuta su un altro pianeta. insomma, Di cui San Giovanni diceva che non era degno di, di sciogliere il legaccio del Sandalo a Gesù. Io non sono neanche degno di nominarli, quindi non li nomino, d'accordo? <ride> Però, eh, diversi diciamo così: ministri di Dio, uomini di Dio, persone di Dio, hanno avuto nella loro propria evoluzione, diciamo così, eh, umano-spirituale la percezione del passaggio da una forte severità dove l'elemento della paura aveva un ruolo, un, 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 uno spazio, ad una dolce severità dove lo spazio lo trova l'elemento dell'amore. Quindi è un passaggio dall'imperfetto al perfetto. Si badi si faccia attenzione però che quando ripensiamo a tante cose non è detto che questi due approcci debbano considerarsi uno giusto e uno sbagliato. Anzi, nel corso della storia della salvezza, se noi facciamo attenzione, pensiamo all'antico e al nuovo testamento, pensiamo anche a Giovanni Battista e Gesù. No? Io mi sono chiesto come mai, cioè, io sono un povero peccatore, quindi non faccio testo, d'accordo? Quindi. Non, non consideriamo me stesso perché, guardate, vi, vi prego, insomma, vabbè, comunque, non, non parliamo proprio di me in nessun modo. Dico però, vedendo che anche altri approcci sono stati caratterizzati da quello che mi sembra aver coinvolto anche un pochino la mia vita, dico, ma ci sarà forse qualche spiegazione? La spiegazione c'è, perché questa è la stessa cosa che ha fatto anche il nostro Signore nella storia della salvezza. Cioè, nell'Antico Testamento tutta quanta la dolcezza tutta quanta la bontà tutta quanta l'amore di Gesù non è che si vedono tanto eh? insomma, cioè il Dio del Sinai non è il Dio del, de, de, del Monte delle, delle Beatitudini cioè lo è ma non lo è <ride> cioè, i dieci comandamenti del Sinai sono completati da Gesù delle Beatitudini sono ribaditi attenzione eh, e completati ma sono detti in una maniera diversa, prima il rigore e la severità, poi la dolcezza e la propositività. Che significa? Se questa è stata una pedagogia, una pedagogia divina, può darsi che ci sia un senso anche in, questa, in questo percorso che tanti uomini di Dio hanno fatto, cioè passare da. Una grande intransigenza e severità ad una come dire mo modularità differente. Attenzione però che non rinnega la sostanza, eh? nulla, ma perfeziona proprio come dice Gesù nello spirito del Monte delle, delle beatudini: perfeziona, porta a compimento e cambia la forma. Quindi. Noi non dobbiamo essere mossi dalla paura, almeno questo non è lo spirito che, che muove adesso. però il fatto che non dobbiamo essere mossi dalla paura non significa che l'inferno non esista, non significa che la possibilità dell'eterna dannazione non sia una cosa reale, non significa che essa debba essere presa a cuor leggero, non significa. Togliere consistenza al problema grande e grave del male, del peccato e tutto quello che, che, che vedremo. Si tratta semplicemente di eh, guardarlo seriamente, ecco, ma di non, ad invoca, di, di non andare ad attaccarci a questa molla interiore. Perché guardate, che la paura è, è un sentimento terribile. Noi dobbiamo imparare a governarlo perché è necessario avere sana paura di certe cose. Cioè, che io abbia paura di spaccarmi la testa, d'accordo? E quindi non, non guidi in macchina a 200 all'ora come un pazzo contro mano. Cioè, quindi, cioè, dice, ah, io non ho paura. Mi metto andare a 200 allora come un pazzo contro mano. Tu non è che non hai paura, tu non ci stai tanto col cervello, d'accordo? Quindi c'è una modalità sana di vivere questo tema, ma c'è anche una modalità malata. C'è anche una modalità, cioè con la paura sono stati anche nel corso della storia umana, questo lo sappiamo benissimo. Fatte tantissime cose impressionanti, semplicemente. Con il cappio della paura. E attenzione: la paura è anche una leva terribile utilizzata dal nemico della nostra salvezza, cioè il diavolo. Chi va a messa tutti i giorni, non ieri, ma l'altro ieri, dovrebbe aver sentito quel il passaggio illuminante della lettera agli ebrei che dice che il demonio per paura della morte. per paura della morte, tiene soggette a schiavitù le persone per tutta la vita, per paura della morte. Cosa significa questa paura della morte? Questa è una cosa che ci guiderà in questo itinerario. Che, che significa questa frase? Il, Gesù è venuto a liberare dal diavolo coloro che erano in potere del diavolo e che li teneva soggiogati attraverso la paura. Vogliamo cominciare a pensare un po' di paure distruttive? Allora, la paura della morte, proprio della morte fisica, sicuramente ha caratterizzato più di qualcuno durante questo tempo. Attenzione, non so, non voglio fare qualificazioni né giudizi, eh? Adesso si fanno fotografie di realtà. La paura della morte è una grande paura? Urk! Certo che lo è. È una grande paura. Cioè è qualcosa che ti fa prendere il panico. Perché dinanzi alla morte, uno per scongiurare la morte è disposto a fare qualunque cosa se ha una grande paura della morte. Domanda, domanda, i figli di Dio hanno paura della morte? Paura della morte? Adesso non ci sono risposte, eh. alla fine del ciclo di Catechesi le risposte bisogna che ce le diamo da soli. Poi, secondo, la morte in senso figurato, no? perché la morte è il, male, è, è, è il male estremo, ma quali sono gli altri mali? Paura di soffrire, no? ha paura di soffrire. quante cose noi facciamo nella vita per paura di soffrire o per paura di non essere amati o di perdere quel briciolo di amore che ci abbiamo. I sacerdoti in cura d'anima, che proprio quelli che hanno lavorato con, con i giovani, eh, sanno bene quante stupidaggini fanno i giovani, per esempio un, un giovane, una ragazzina che... Famiglia sfasciata alle spalle. Quindi. voragini d'amore grossi quanto una casa che si porta da, da sempre. Non si è mai sentita amata. Non si è mai sentita al sicuro. Parleremo di queste cose. Perché una famiglia sfasciata... Determina nel cuore di un povero ragazzino... Una voragine. Non si vogliono colpevolizzare i genitori per carità di Dio. Ma questi sono dati oggettivi. Non per niente... Il papa, Papa Francesco, ha raccontato una cosa molto bella, che la, 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 la faccio rimbalzare. Uno dei giorni più belli della sua vita fu quando vide papà e mamma che si davano un affettuoso bacetto. Perché se un bambino vede che papà e mamma si vogliono bene, uh, già, cioè già si porterà il 30-35% di ferite almeno se mi tengo basso in meno. E di quanto altri invece se ne porteranno sta parola ragazzina cresce in quell'ambiente chiaramente diventa grandicella e conoscerà come tutti i ragazzini gli amori umani trova il ragazzino di turno e, e che comincia a fargli tutte quante le coccole le carezze questa per la prima volta si sente importante per qualcuno si sente amata e arriva il giorno fatidico. Se mi ami, allora dimostramelo. Qui non c'è bisogno che scende in particolare. Sta ragazzina comincia a entrare in conflitto perché dice, no, però, no, però a un certo punto quando si sente sotto pressione, vedete la, la molla de, della paura, dice, se io non, non cedo a questa cosa, lo perderò. Se lo perderò, non mi sentirò più amato. E quindi io sono disposto come dire, a, a fare una cosa che non farei per paura di perdere quest'amore. La dimensione morale di questa la conosciamo: peccato mortale, tutti gli annessi e connessi. Poi immaginiamoci: se tra l'altro dentro questa situazione, vedete il diavolo come, come agisce, eh, perché lo, lo considereremo sempre come come dire il, 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 il regista in background chiaramente la, la, la sua collaboratrice è la volontà umana lui non fa quasi niente eh. si, si, si limita semplicemente a darci dei, dei cattivi suggerimenti eh. capite quindi e eh, tu pensa se poi questa ragazzina succede questo il ragazzino che nella sua psiche una ragazzina che fa questo anche se lui lo desidera con tutto se stesso in realtà è una poco di buono quindi è una che non vale niente. È una che, cioè, appena gli ho fatto un po' di pressione, mi ha dato la cosa più preziosa che c'ha, capito? Quindi subentra un certo senso di, 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 di nausea e la lascia. E dopo che questo l'ho lasciata, magari questa viene anche a scoprire che le conseguenze di quella, di, di quella notte un po' particolare non sono state eh, solo fisico-morali ma è arrivata una vita e adesso che facciamo? e immaginiamo come si troverà sempre sta parola ragazzina se dinanzi a questo tra virgolette perché così viene chiamato purtroppo quando nasce in questa modalità problema trova la soluzione che preferisco non nominare ma che possiamo immaginare allora, questa parte da una situazione di voragini, capito? Di, 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 di fame, di, di fame d'amore, disposta a qualunque cosa, finito questo itinerario, alla fine, dopo che si è sentita usata, presa in giro, derubata della cosa più preziosa che lei ha dato perché avrebbe voluto, avrebbe sperato di trovarne amore, eccetera, eccetera. Poi mettiamoci pure se c'è stato l'altro carico. Da, da oggi in poi, che farà sta ragazzina secondo voi? Che farà? Ecco come nasce il figlio del prodigo. <ride> sta ragazzina probabilmente allora, comincerà a innescare... Un di verio, che non finisce mai, una serie di reazioni a catene. Ecco la schiavitù di cui si parla: la schiavitù del peccato, la schiavitù del demonio, una presa all'altra. Allora, e la molla è sempre questa: qui, voglio amore, allora voglio amore, me lo devo conquistare. Poi, eh, ho fatto tutto, non ho allora diamo ancora di più, allora facciamo ancora peggio. Ma succede di tutto, succede. Speriamo che arrivi un giorno, e qui arriviamo a un altro punto che voglio trattare questa sera e poi ci fermiamo. Che si ritroverà nella disperazione in un punto dolens, in un punto basso. Se si ferma, se si ferma, se si ferma e comincia a riflettere un po', si trova nella situazione del figlio protico. O prendo una pistola e mi sparo sto esagerando chiaramente no? quindi sto usando delle espressioni iperboliche mi si perdoni oppure qualcuno mi dica se, se c'è una via la via certamente che c'è la via c'è c'era sempre stata anche se lei non lo sapeva ecco un altro punto fondamentale e questo vi prego è l'ultima cosa che voglio dire questa sera questa è una puntata un pochino introduttoria e vi prego di trasformarla in preghiera se non l'avete ancora vissuto allora, nostro Signore questo lo dimostra nella saga scrittura in maniera palese la vicenda del popolo di Israele è proprio emblematica voi pensate il popolo di Israele, il racconto dell'Esodo no? si trova in Egitto, 500 anni di schiavitù e poi arriva proprio a un punto estremo cioè che il faraone si impazzisce Comincia, toglie la paglia ai lavoratori forzati dicendo che vogliono gli stessi mattoni. Eh, ammazza tutti quanti i primogeniti ebrei. Gli rende la ma propria mano la vita. La, proprio, la distrugge. Quindi, questi erano arrivati. Non ce la facevano più. Stava cominciando una storia con Mosè. questa storia con Mosè. Sembra che va fallita perché Mosè deve scappare. Si ritrova a Ramingo, Pellegrino, con, con, con quel Gerso si sposa con la figlia di questo, con Zippora, e, e, eccetera. No? Quindi quando arriva a questo stato estremo, Dio lo chiama nel Monte Oreb e poi lo manda. Ma anche nel processo di uscita da, 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 dall'Egitto, della... uh, e il Mar Rosso? Vogliamo parlare del Mar Rosso? anche lì situazione estrema con l'acqua alla gola umanamente parlando non c'è via di scampo dietro c'è gli egiziani davanti c'è il mare nel deserto dove gli israeliti stavano sempre a lamentarsi davanti il deserto qua non si mangia qua non si beve qua non si campa più vogliamo fare un passo indietro nel tempo è il diluvio universale cioè eh, prima che il Signore ha come dire, ha intervenuto a fermare il dilagare del mare. Eravamo caduti proprio in basso, in basso, in basso, capite? Magari proviamo a fare anche qualche applicazione per i tempi in cui stiamo vivendo, no? Quindi, che succede? Succede che misteriosamente, per poterci salvare, il Signore permette che gli eventi della nostra esistenza ci portino a un punto zero. Cioè a un punto dove tu devi dire... Ti deve uscire dal cuore, ma proprio usci. Io non ce la faccio più. Adesso per favore basta. Attenzione però questo non deve essere semplicemente un grido, una lamentela, quindi o una est... no no. Cioè, deve essere un momento in cui dice cioè, non si può andare avanti così. Non è possibile. Se non si arriva a questo punto, a noi ce lo diceva già un sacerdote che veniva a farci gli incontri di formazione in seminario e che ha ispirato larga parte delle puntate di Chi sono io per poter amare, potremmo fare un altro bel nome, sì, facciamolo, Don Giuseppe Sovernico. Io me lo ricordo abbastanza bene, sacerdote esperto in scienze umane e in psicologia. E lui ci diceva, io non lo capivo, allora ero, non, non, non è che non lo capivo, non lo avevo visto, non l'avevo constatato. Io ho un'esperienza terapeutica enorme di tante situazioni. Vi posso dire che, se una persona non arriva al punto che dice: Non ce la faccio più, non chiede aiuto perché noi non usciamo da questa situazione, noi non passiamo dal non senso alla vita di cielo da soli. Non lo faremo mai. Tu devi chiedere aiuto, devi, e eh, attenzione. Molti chiedono aiuto. Eh? Io questo ve lo, posso, cioè, ve lo posso, ve lo posso, ve lo posso testimoniare. Molti chiedono aiuto, ma poi quando li aiuti non fanno quello che gli dici, cioè non vogliono farsi aiutare. Quindi non è una richiesta di aiuto reale, perché poi per uscire dal pantano devi camminare, devi fare un percorso. Qualcuno te lo può indicare, ma lo devi fare tu. E se non ci credi tu e non sei motivato tu, non lo va nessuno al posto tuo. La nostra fede cattolica non è una stregoneria, una magia. Neanche quando parleremo dei sacramenti, che sono un, 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 un aiuto formidabile nella nostra guarigione e santificazione, ma non hanno un effetto magico. Cioè, l'uomo cerca sempre lo stregone. Questo è un altro aspetto, gli risolve i problemi. Quindi che magicamente io sto male, sto depresso, non ce la faccio più, fammi qualcosa che mi fa uscire da questo. Questo non esiste. Questo non esiste. È vero che Gesù tocca, risana, guarisce, ma non fa tutto magicamente senza di te. Non esiste. Ti apre un percorso. Sentiremo nel Vangelo di domenica prossima, adesso mi si perdoni questi riferimenti alle situazioni attuali contingenti quando i primi discepoli vanno da Gesù maestro dove abiti? Venite e vedrete, c'è tutto dietro queste parole Cioè, che significa? io vi accolgo, eccomi ma voi dovete camminare con me i protagonisti resterete sempre voi per cui il protagonista di questo sei tu allora, concludo se non ci siamo mai arrivati a questo punto zero, se noi non siamo capaci di ricordare nella nostra vita tutte le volte, perché potrebbero essere più di una, e io vi auguro che siano state più di una, in cui il Signore ti ha messo su, sulle sponde del Mar Rosso, prendiamo il Mar Rosso, cioè dietro gli egiziani che ti vogliono ammazzare e davanti il mare che ti vuole inghiottire, non c'è scampo, non c'è scampo. A quel punto, dobbiamo cominciare veramente a chiedere aiuto, a gridare aiuto e chiedere al Signore: il Signore ti, ti spalanca le, le acque del mare davanti. Ma glielo devi chiedere perché se non avessero invocato sarebbero morti tutti quanti: eh? tutti morti, <ride> avendo pregato e avendo ha aperto il mare, sono passati dall'asciutto e sono morti i loro, i, i loro nemici. Allora, l'ultima domanda che ci portiamo dietro è arrivato per me questo punto 0. Ho passato il punto zero. Posso io ricordare dei momenti di vita dove già c'è stata proprio qualche grande svolta? Ma non a chiacchiere, capito? Cioè noi dentro il nostro cuore queste cose le sappiamo molto bene e dobbiamo imparare ad ascoltarlo il nostro cuore. Quindi, e questo è anche un'altra delle tante finalità di questo itinerario, io mi fermerei qui. L'importante è che sia chiaro che questo è un percorso che deve essere fatto. Ecco, poi nel corso, certamente, di questo ciclo eh, ci saranno anche degli strumenti operativi, concreti, forse già dalla prossima volta, con cui cominciare a lavorare su se stessi. Su se stessi, ovviamente, alla presenza del Signore, davanti al Signore e con il Signore, soprattutto, che ci prende... Per mano, e certamente ci accompagna in questo cammino. Lui vuole, e lo vedremo: portarci dal non senso alla vita di cielo, cioè non soltanto alla pace, alla gioia, ma a vivere qui sulla terra l'anticipazione reale del cielo, fino a questo punto. Ci vuole portare. Ci vuole portare. Bisogna vedere se noi gli tendiamo la mano e ci lasciamo condurre. Bene amici, se Dio vuole ci sentiremo la prossima settimana, comincia questo itinerario, io so che oggi comincia, non vi so dire quando finisce, finirà quando Dio vorrà. <ride> Speriamo che possa aiutare realmente alla crescita, al bene, alla gioia, ecco, alla rinascita, alla risurrezione, alla vita di tante anime. Dio vi benedica. Ci vediamo, se Dio vuole, venerdì prossimo. Perché è il giorno che vorrei osservare, anche per, per fare in modo che uno che ci tenga. Insomma, cercherò di attenermi al venerdì tutte le volte che sarà possibile. Di nuovo, una santa notte a tutti. Dio vi benedica. Ave Maria.